Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a quelli che ormai ci sono fedeli, sono presenze fedeli di questi nostri appuntamenti. Allora, oggi abbiamo il secondo appuntamento, come vi ha già anticipato Simona, del ciclo dedicato alla metodologia IVP, Integrating Body Mind Potential. Abbiamo avuto l'occasione di approfondire insieme ad Andrea la parte, diciamo, relativa al corpo. Oggi invece ci occupiamo della parte mentale, quindi Andrea ci accompagnerà in un percorso proprio per scoprire quali sono i meccanismi automatici che possono rappresentare delle criticità e possono condizionare i nostri comportamenti in maniera non funzionale. E vi ricordo che la metodologia dell'IBP è nata in America ed è stata importata in Italia da Andrea, il quale poi ha scritto anche il libro che vedete, la cui copertina vedete nella slide, Mente, Corpo al Lavoro, dove ha cercato proprio di vedere una possibile declinazione dell'IBP nei contesti lavorativi, appunto. E la metodologia viene utilizzata anche dalla società Egon Zehnder nei suoi programmi sulla leadership. Allora, prima di passare la parola ad Andrea, faccio io una breve introduzione. E quando mi sono chiesta come introdurre il seminario di oggi sulla mente, mi è tornato in mente un episodio legato alla mia prima esperienza di lavoro, che ormai risale alla fine degli anni 90, era 96-97, quando ho cominciato a lavorare in un ente di formazione della mia città, cioè Bologna. Dopo un anno, diciamo, di collaborazione a partita IVA, mi è stata proposta l'assunzione, quindi ero ben felice, se non che entrare come dipendente, quindi nell'organico a tutti gli effetti, significava andare a lavorare con la responsabile dell'area di Bologna, che era da tutti considerata una vera e propria arpia, quindi una persona che non faceva crescere, molto accentratrice, una persona veramente terribile. Quindi, bella di fama e di sventura, direbbe qualcuno. E quindi io, come dire, ho accettato e ho cominciato a lavorare i primi giorni proprio nello stesso ufficio, condividendo lo stesso ufficio con questa persona, Ninetta, si chiamava e si chiama tuttora. E io sono entrata chiaramente con quest'idea che mi era stata passata peraltro da persone che la conoscevano da molto più tempo e che lavoravano con lei da molto più tempo. Quindi io sono entrata, insomma, un po', sulla difensiva, un po' preoccupata. E come nelle migliori tradizioni, più o meno la prima settimana sono andata a casa tutte le sere, più o meno in lacrime, o quasi. Dopodiché mi sono detta: vabbè, ma io posso continuare così, voglio andare avanti così, nel giro di un mese avrò un fegato grosso come un melone. E non è possibile, proprio per quello che dicevo l'altra volta, lentamente muore chi è infelice sul lavoro. E allora mi è venuta in mente la profezia che si autoavvera e che molti conoscono, perché insomma è un meccanismo molto conosciuto, di cui si parla tanto, si è parlato tanto in azienda. Avevo letto tra l'altro di recente istruzioni per rendersi infelici, e quel meccanismo che si autoavvera funziona in negativo, forse la potevo applicare e trasformare in positivo. Quindi mi sono proprio chiesta che cosa avrei potuto fare per cambiare le cose, per provare a cambiare la situazione, per impostarla, insomma, per ripartire con il piede giusto. E così mi sono messa a tavolino e ho cominciato a pensare che forse, anziché farmi condizionare dall'idea che qualcun altro si era fatto di questa persona, potevo cominciare a pensare che forse era una persona a cui invece io avrei potuto imparare tanto. Avevo una seniority importante, questa persona lavorava nella formazione da 20 anni, era responsabile di area di un ente
importante, di un ente di formazione importante della città e quindi insomma aveva un'esperienza consolidata. E forse era una persona anche con cui avrei potuto in qualche modo costruire una relazione anche sul piano umano, non solo professionale. E quindi a partire da questa idea che io proprio ho cercato di modificare in positivo a tavolino, poi mi sono chiesta che cosa avrei potuto modificare nel mio comportamento. Quindi anziché entrare in ufficio la mattina, come dire, timorosa, pronta all'ennesima magari sfuriata o preoccupata di quello che mi avrebbe potuto dire, di come mi avrebbe potuto trattare, ho cominciato ad arrivare più rilassata, sorridente, cercando di parlare anche del più e del meno in una fase iniziale, la mattina, quando insomma entri in ufficio, non è che ti immergi subito immediatamente nelle cose da fare, nelle attività da svolgere. Ho cominciato a parlarle di me per cercare di capire se potevamo avere degli interessi in comune e piano piano questa cosa devo dire che ha funzionato. Io ho lavorato con questa persona in tutto per 1 anno e mezzo. Devo essere sincera, non è stato tutto rose e fiori, ma il bilancio che io ho fatto è stato assolutamente positivo. È una persona da cui ho imparato tanto, che mi ha fatto crescere, che mi ha anche delegato, che mi ha lasciato gestire dei progetti anche complessi in totale autonomia, nonostante io fossi giovane e fossi comunque alle prime esperienze. È una persona comunque che mi ha supportato molto anche in periodi più difficili a livello personale e quando dopo 1 anno e mezzo ho deciso di licenziarmi perché volevo fare la formatrice, quindi volevo occuparmi di attività d'aula, è stata la prima persona che mi ha aiutato e supportato dandomi delle docenze. Quindi, insomma, credo che davvero a volte riconoscere le trappole mentali dentro le quali si cade sia veramente un primo passaggio verso la possibilità che ci si può sempre dare per trovare delle altre strade, delle altre vie, a partire da sé, perché il cambiamento può sempre e solo partire da sé, e poi una volta che io faccio, vedo e faccio le cose in maniera diversa, comincio a mettere in moto, nella logica della circolarità, anche il cambiamento in ciò che mi circonda e nelle persone anche che mi circondano. Ecco questo. E quindi con piacere passo la parola ad Andrea che ci accompagnerà in questo percorso proprio alla scoperta dei meccanismi che insomma non sempre ci rendono la vita facile, anche quella lavorativa, non solo quella personale. Quindi a te la parola, Andrea. Beh, a volte non ci rendono la vita facile, quando ce la rendono facile di solito non ce ne accorgiamo perché siamo troppo contenti, siamo presi troppo dal festeggiare il fatto che le cose sono andate bene. Buonasera a tutti, oggi appunto ci occupiamo della parte mentale dell'IBP, è come dicevo l'altra volta una divisione assolutamente arbitraria che non ha nulla a che fare con la realtà. Un po' l'avevo anticipato, tutti i nostri processi cognitivi in realtà sono processi profondamente innervati nel nostro corpo, per cui cambiando le condizioni del nostro corpo cambia anche il modo in cui noi pensiamo, anche se di solito riteniamo di essere abbastanza stabili nei nostri giudizi, nei nostri sistemi di valori e così via, ma le ricerche sperimentali dimostrano che non è così. La nostra capacità di prendere decisioni dipende fondamentalmente da come siamo nel corpo. Quindi non siamo così razionali come ci raccontava Aristotele e non siamo così razionali come spesso le nostre imprese sono impostate. Le nostre imprese sono impostate, spesso i lavori che si fanno delle programmazioni piuttosto razionali e poi a volte le cose non vanno inspiegabilmente come dovrebbero. Cerchiamo di avere qualche mappatura che ci può dare una chiave di lettura di quello che succede nella realtà. E poi dicevo che appunto mente e corpo non sono completamente separati, perché nell'IBP, per esempio, adesso ho provato a condividere, e come sempre succede, la seconda volta che si condivide, poi non partono le slide, ma proviamo a farcela.
farle partire così. Vediamo. Ecco, nell'IBP noi utilizziamo tutta una serie di strumenti che creano delle metafore fisiche, ma sono più di metafore fisiche, attraverso le quali possiamo sia, tra virgolette, permettetemi il termine, diagnosticare degli aspetti più mentali, emozionali, sia intervenire per creare un supporto e creare quindi nuove risorse. Vedete lì sull'angolo a destra, in alto a destra, per esempio una linea tracciata sul pavimento con un gesso. Questo è un esempio attraverso il quale, per esempio, nel BP lavoriamo con i confini personali, di cui un po' ho parlato la volta scorsa e che sicuramente oggi andremo ad approfondire di più. Quindi, come dire, gli aspetti psicologici di cui parliamo oggi non riusciremo, per via del mezzo che ci separa, a trattarli proprio nel linguaggio dell'IBP, che è un linguaggio molto concreto, ma normalmente questi aspetti hanno una ricaduta molto concreta a livello corporeo, cioè facciamo delle cose attraverso il nostro corpo. Allora, ho dovuto chiaramente fare una scelta. Ho sfrondato la pianta per capire che cosa poter dire in mezz'ora, 40 minuti. E il primo concetto dal quale vorrei partire è quello della familiarità, cioè questo proprio è un concetto sul quale Rosenberg ha fatto un lavoro importante, non è originale come concetto, ma l'approfondimento dell'IBP è molto importante su questo, sulla familiarità, per cui partirei da questo. Cosa vuol dire familiarità? Familiarità significa sostanzialmente che noi non siamo attratti da ciò che ci fa bene, noi non siamo attratti dal benessere, noi non siamo attratti dalla positività, noi non siamo attratti dai nostri obiettivi che ci poniamo razionalmente, ma noi siamo attratti da ciò che ci è familiare. E questo è un postulato che si evince proprio sperimentalmente, basta uscire dal mondo delle idee, delle teorie e invece incontrare i fatti. C'è una, adesso noi siamo qui per parlare di mondo aziendale, ma è molto carina, cioè noi non siamo separati, la nostra vita privata in realtà ha dei riflessi di queste cose esattamente come quella lavorativa. E c'è un TED molto carino che vi consiglio di guardare, si chiama Perché sposerai la persona sbagliata? Io l'ho trovato in inglese, dovrebbe essere Why you'll marry the wrong person. È molto carino perché fa riferimento alla teoria dell'attaccamento di Bowlby e quindi sostanzialmente cosa ci dice? Il riassunto di questa teoria è che noi abbiamo determinati stili di attaccamento. O una persona prevalentemente ha un attaccamento ansioso, che succede quando nel corso della sua infanzia riceve delle esperienze, vive delle esperienze nelle quali sente la propria intimità, sente di avere una carenza a livello affettivo. Poi un altro stile di attaccamento è quello evitante, che è quello che tendiamo a sviluppare quando nel corso della nostra infanzia invece gli input che ci vengono dati dall'esterno sono quelli di un'invasione o inondamento, come lo chiamava Rosenberg. E poi, vabbè, i più fortunati possono avere anche uno stile di attaccamento stabile, sicuro. Però diciamo che più o meno tutti noi nella realtà abbiamo una tendenza almeno a essere un po' più ansiosi piuttosto che un po' più evitanti. E che cosa succede? Che la teoria direbbe, ma se tu sei evitante, se tu sei ansioso e quindi hai paura di essere abbandonato nel corso della vita, con chi ti dovresti legare? Ti legherai con un altro ansioso, perché anche lui, avendo paura di essere abbandonato, si crea una fortezza sicura. Così l'evitante teme, si sente invaso, quindi crea delle strategie di evitamento dall'intimità con le altre persone, e quindi si dovrebbe legare con un altro evitante, così stanno sufficientemente lontani, mentre gli ansiosi stanno così, gli evitanti stanno così. Però nella realtà non succede questo, cioè la tipica combinazione nelle relazioni di coppia è che l'ansioso sta con l'evitante. Perché? Perché c'è questo postulato della familiarità, cioè ognuno di noi alla fine, indipendentemente da ciò che sta cercando
mentalmente è emotivamente agganciato da ciò che gli è familiare. E se una persona è cresciuta con la paura dell'abbandono, quindi con la sensazione di non andare bene, di poter essere non gradito dalla mamma o dal papà, di poter essere giudicato, quello è il suo tessuto familiare, quindi nella vita tenderà a ricercare delle situazioni che lo sottopongono allo stesso tipo di paura, la paura appunto di essere rifiutato e abbandonato. E la stessa cosa, non faccio tutto l'esempio, ma è esattamente la stessa cosa per chi ha una tendenza evitante. Questo è il motivo per cui in questo TED molto, molto simpatico si dice che siamo sostanzialmente destinati a sposare la persona sbagliata, che però è la persona giusta in termini di familiarità. Ora, c'è qualche ricerca che porta questa teoria dell'attaccamento, per esempio, nei contesti aziendali. Perché? Ma perché le stesse dinamiche, in realtà, cambiando di contenuti, noi ce le portiamo sempre con noi, non le viviamo soltanto a casa e poi sul lavoro vediamo delle cose diverse. Allora, il modello che adesso vi condividerò, il modello della mente organizzato, perché non è chiaramente farina tutta del suo sacco, ma è stata un'integrazione di diverse ricerche precedenti, che è stato fatto da Rosenberg, secondo me è estremamente importante, sta alla base del lavoro mentale dell'IBP, perché più io riesco a avere consapevolezza di ciò che per me è familiare, e meno mi troverò a cadere in delle situazioni apparentemente inspiegabili, in cui la mia mente razionale vuole delle cose e incredibilmente continuo ad ottenere il contrario. Quindi questo è un po' il primo passaggio che vorrei condividere con voi. In questo momento non vedo la chat perché ho le slide aperte, però se nella mia spiegazione vi vengono in mente delle idee, vi vengono in mente delle domande per poter calare nella vostra realtà specifica quello che io vi racconto, scrivete, perché poi alla fine di questo passaggio tolgo le slide, guardo la chat e inizio a dare intanto qualche risposta. Così la facciamo un pochino più interattiva. Allora, il centro di tutto per Rosenberg è il vero sé, è il centro di tutto nel senso che è anche il fine ultimo di questa metodologia. La metodologia IBP non nasce soltanto per risolvere un problema o per raggiungere benessere. Questi sono effetti naturali e la naturale conseguenza del fatto che uno è tornato al proprio vero sé. Che cos'è il vero sé? Il vero sé è difficile da definire in due parole. E perché? Perché nell'IBP è più una sensazione, ecco di nuovo il ruolo del corpo. Il vero sé è più una sensazione che ci guida, una sorta di bussola interiore propriocettiva che ci dice cosa siamo veramente, a cosa siamo venuti a fare in questo mondo e così via. È il modo in cui noi nasciamo, il modo in cui noi veniamo generati. Poi cosa succede? Succede che questo vero sé però da subito entra in un contesto familiare, prendete famiglia nel senso più allargato del termine, ma anche perfino dentro la pancia della mamma parliamo di scenario primario perché c'è già un'interazione biochimica tra feto e madre, quindi iniziamo a ricevere dei condizionamenti. Allora, cosa avviene nello scenario primario? Anziché stare troppo sulla teoria, io di solito condivido degli esempi pratici. Supponiamo che questo bambino, questa bambina, questo vero sé, supponiamo che sei entrato in una famiglia che per varie ragioni, non per cattiveria, ma per varie ragioni è una famiglia ipercritica, in cui c'è questo tema dell'ipercritica. Non va mai bene, sostanzialmente. Quando poi cresci, inizi ad andare a scuola, prendi 7, non va bene perché poi... E quanto hanno preso i tuoi compagni? Prendi 9? Se hai preso 9 forse era facile, no? Magari potevi prendere 10. Non va mai bene, questa ipercritica può, a seconda della cultura, dell'esperienza di vita della nonna, del nonno, dei genitori, colpire più l'aspetto mentale, più l'aspetto fisico della persona, quindi
può essere una critica, ma come sei magro, oppure come sei grassottella, insomma, cose di questo tipo, ed è un po' il clima che respira questo bambino o questa bambina. No, questa cosa, capite che non è che stiamo, che soltanto se facciamo psicanalisi possiamo intuire che questa cosa avrà un peso nel resto della vita di questa persona. È evidente, ognuno di noi si può rapportare a questo esempio completandolo, mettendoci dentro altri temi. È ovvio che questa persona sarà profondamente condizionata nel corso della sua vita da questo senso di inadeguatezza. Questo, se c'è sempre qualcosa che non va in me. Però questo non determina una linea di sviluppo univoca. Le linee di sviluppo possono essere infinite sostanzialmente. Ma perché? Perché dipende da come ognuno di noi tende a reagire a questo tipo di scenario primario. Questa reazione Rosenberg la chiama corazza o corazze, nel senso che tendenzialmente ne abbiamo più di una, riusciamo a avere più occasioni per sviluppare delle corazze, quindi ci troviamo a 20 anni, a 15 anni, a 40 anni che abbiamo più di una corazza. Allora ci può essere una corazza di totale arresa a questo clima di ipercritica, quindi ci troveremo di fronte ad una persona adulta, per esempio, che nel luogo di lavoro tende ad agganciarsi, ecco, ricordiamo il tema della familiarità, questo è il grande paradosso, soffrirà per questo, magari chiederà anche aiuto per risolvere questo problema, ma incredibilmente si troverà sempre a contatto con dei contesti lavorativi in cui riceve critiche, in cui ci sono delle persone che nei suoi confronti saranno poco comprensivi. Questo è una corazza di arresa, in cui la persona magari tenderà addirittura a sminuire apertamente se stesso, mettendo in gioco una sorta di finzione che nel mondo animale funziona molto bene, che è quello della resa, per cui il cane che nella lotta capisce di non avere possibilità di supremazia, che si mette col collo esposto all'avversario. Ma noi sappiamo benissimo che in realtà questa reazione è assolutamente naturale poi nei contesti umani che sono molto più complessi, non è detto che funzioni e che dia dei buoni frutti. Ma noi possiamo immaginarci tranquillamente anche una corazza esattamente opposta a questa. Possiamo immaginarci una corazza fatta da un tentativo di barricarsi rispetto a questo rischio di sentirsi inadeguato. Noi possiamo immaginare che da quel contesto lì possa crescere una persona che diventerà un manager affermato e di successo, che proprio per fuggire da quel senso di inadeguatezza si costruisce un successo. Allora, secondo me questo è un primo punto molto interessante. Se noi leggiamo le biografie di personaggi famosi di successo, che abbiano avuto successo nel loro ambito, adesso a me viene in mente Agassi, che lessi anni fa, quasi sempre troveremo che il motore, il fuoco che ha alimentato il loro impegno per poter raggiungere quel livello lì, era un fuoco assolutamente patologico. O se non patologico in senso più drammatico del termine, comunque si trattava veramente di una fuga dalla sofferenza. Nel caso di Agassi, se ricordo bene, era proprio il bisogno di poter essere riconosciuto dal padre. Allora, pensiamo come dietro a un successo del genere ci possa essere una sofferenza di questo livello, no? È proprio il contrario che noi, di quello che noi vorremmo per noi stessi, per i nostri figli, no? Cioè vivere, dici, vuoi essere un campione di tennis? Bellissimo, divertiti però, no? E invece no, spesso dietro queste storie di campioni estremi ci sono storie estreme di sofferenza. Però questa considerazione cosa un po' che mi fa anche venire in mente il lavoro di Hillman, che diceva che le nostre, che sostituisce a una impostazione causale una impostazione finale della nostra vita, cioè le cose che noi viviamo non è perché le viviamo perché c'è una causa che
ci porta lì, ma al contrario, le stiamo vivendo perché ci serviranno poi per affrontare qualcosa nel futuro. Chiaramente è una impostazione simpatica, interessante. Non so che cosa ci sia vero in questa metafisica, però sicuramente questa è una consapevolezza, cioè il fatto che le corazze poi ci servono veramente nella vita, per dire, ma l'obiettivo dell'IBP non deve essere quello di abbattere le corazze. Perché? Perché provando ad abbattere queste corazze troveremo le più grandi resistenze, anzi più una persona ha avuto successo nella vita grazie a quelle corazze, e più resisterà al cambiamento. Una cosa che aveva notato Rosenberg rispetto al lavoro di Lowen era che attraverso un lavoro corporeo, anche violento a volte, ci si poteva sbarazzare di queste corazze, però poi in pochissimo tempo, questo notò Rosenberg, le persone tornavano più corazzate di prima. Perché sostanzialmente tu hai tolto una corazza, ma non l'hai sostituita con una capacità di adattamento alle difficoltà che comunque continuano ad esserci nella vita, no? E fino a quel momento la persona si è adattata, ha trovato soluzione a quelle difficoltà attraverso le corazze. Quindi un obiettivo, il primo obiettivo non è quello di togliere, scardinare queste corazze, ma intanto di capire che ci sono e di capire che ci possono condizionare pesantemente nella nostra vita, perché adesso abbiamo parlato di una persona che subisce, abbiamo parlato di una persona che anche si costruisce un circolo di successo nel quale tutti quanti lo ammirano, nessuno lo critica perché poi raggiunge una posizione di successo, quindi nessuno va a toccargli quella posizione di successo, si circonda magari di yes men, però sappiamo anche che queste situazioni poi danno origine a quelle che conosciamo come crisi esistenziali, quando il ciclo della vita ci porta da un'altra parte, le cose non funzionano più, il successo inizia a non arrivare più, oppure le condizioni di vita cambiano. È qualcosa che succede a tante persone quando per esempio vanno in pensione, se tutta la loro vita fino a quel momento era stata costruita attorno al successo, cioè, spesso c'è proprio un crollo anche fisico. Però dicevo, al di là di questo, cioè di questi momenti estremi, la conoscenza di queste corazze è fondamentale per capire che spesso quello che succede nella nostra vita in generale e nelle nostre aziende in particolare è proprio sono proprio scintille dell'incontro tra corazze di più persone. Io ricordo una consulenza che feci tanti anni fa, oltre 10 anni fa, in un'azienda. Mi colpì tantissimo un problema che c'era dentro quell'azienda del nuovo direttore commerciale che era entrato, il problema che questa persona aveva con la responsabile dei mercati esteri, in particolare seguiva, se ricordo bene, i paesi arabi e la Russia, che per quell'azienda che lavora nel campo dell'edilizia era un mercato molto importante. E la difficoltà che questo nuovo direttore commerciale nel rapportarsi con questa persona, la difficoltà che aveva era che questa persona non gli dava le informazioni, cioè teneva tutte le informazioni sulla clientela, tutte le analisi dei dati, tutti quanti per sé. Ogni volta venivano fatte le richieste e ogni volta partiva una scusa: adesso mi devo occupare di questo, non ho tempo. E cioè, per cui rimane un archivio cartaceo storico, perché questa persona era in azienda da 20 anni, per cui era veramente diventata una situazione assurda. Mi colpì perché razionalmente dice: ma come, sei pagata dall'azienda per fare questo lavoro, come è possibile che ti opponi al tuo direttore commerciale? Non è concepibile. Conoscendo invece questi meccanismi chiamati corazze, e sapendo che uno di questi si chiama no automatico, allora inizia a dare un'altra spiegazione. Inizia a capire che questa persona mette lì delle sue difese emozionali, e siccome sono totalmente inconsce, siccome in azienda non si parla solitamente di queste cose, nessuno
può risolverle. Perché? Perché non, il problema vero non è sul tavolo, sostanzialmente. Ecco, questo è, adesso è un esempio che mi viene sempre in mente perché l'ho vissuto veramente come molto strano, come veramente eccessivo. Però poi questi meccanismi, queste reazioni spiegano un po' tutti i nostri meccanismi quotidiani. La volta scorsa ho parlato di un direttore commerciale di una banca che di fronte a questo momento di crisi, Covid, eccetera, è arrivato a pensare, ma non si può fare niente. La volta scorsa ne ho parlato in termini di teoria polivagale come reazione dorsovagale. Ecco, ma anche questa all'interno di questo modello rappresenta proprio una corazza difensiva. Cioè, nel momento in cui c'è una situazione che è troppo stressante, io ho una corazza che si chiama split off, che mi semplifica la realtà tagliando la complessità di questa realtà e quindi mettendomi di fronte a qualcosa di irreale e che in un caso come questo veramente compromette lo sviluppo commerciale di un'azienda. Ok, siamo partiti da un contesto familiare in cui questa persona ha ricevuto tante critiche, ha sviluppato una profonda insicurezza. Ha reagito mettendo in piedi delle corazze, tra l'altro una nota di colore Rosenberg chiamava queste corazze stili caratteriali, e questo termine non è casuale, perché è proprio quello che si rifà a quella che è la nostra esperienza diretta, no? Quando diciamo, ma quella persona ha un buon carattere, quella persona ha un carattere con il quale mi scontro facilmente. È perché noi incontriamo le altre persone quasi mai nel loro vero sé, quasi sempre le incontriamo nelle loro corazze, nelle loro maschere, no? In quelli che si chiamano stili caratteriali. E questo è il motivo per cui a volte sentiamo grande fatica nelle relazioni, sentiamo che anche cose molto semplici che dovrebbero fluire come olio in realtà non fluiscono. Vabbè, aggiungo a questo quadro, così poi mi fermo e magari ascolto se c'è qualche domanda. Aggiungo un ultimo strato che Rosenberg ha identificato, che si chiama agency. Come vedete, è uno strato ulteriore rispetto alle corazze. Se vogliamo, possiamo immaginarlo anche questa come una corazza, ma perché è distinto? Le corazze, sostanzialmente, come dice il nome, hanno proprio questa funzione di, in qualche modo, di arginare una sofferenza, di tenere le altre persone fuori, un po' lontane. Cosa succede in molti di noi, in molte persone che adottano delle corazze? È che a un certo punto ci viene a mancare un bisogno fondamentale che noi esseri umani abbiamo, che è il bisogno della socialità, il bisogno di entrare in intimità con le altre persone. E alcune persone, che strategia adottano? Siccome queste cose appunto non vengono insegnate, no? E quindi le strategie che impariamo sono un po' intuitive, avvengono un po' per caso, le assorbiamo dall'ambiente in cui cresciamo. La strategia ideale sarebbe quella di ammorbidire le corazze e tornare verso il vero sé. Ma non è quello che tendiamo a fare. Quello che tendiamo a fare invece è costruire un ulteriore strato, morbido questa volta, che si chiama agency. La definizione di agency che dà Rosenberg è questa. Se avete da scrivere, scrivetela perché poi riflettendoci su può tornare utile. È un patto unilaterale inconscio. Significa, tradotto, io faccio delle cose per avere qualcosa in cambio, ma non ne sono consapevole e soprattutto l'altra persona non ne è consapevole. Nella famiglia d'origine, l'agency cos'è? Può essere, non so,
faccio la brava bambina, faccio il bravo bambino, perché in questo modo ottengo quell'attenzione, la mamma mi guarda, mi dice ma che brava, ma che bravo. Crescendo, agency si generalizza e diventa metto da parte me stesso, metto da parte i miei bisogni per soddisfare i bisogni di qualcun altro. Però attenzione, non con amore, ma aspettandomi in modo inconsapevole qualcosa in cambio. Allora, l'altruismo vero non è un problema, anzi sappiamo che è una fonte di felicità delle persone, ma l'agency è quella forma di altruismo strategico inconsapevole. Allora, ci ho riflettuto tante volte, ma quando vado in azienda a portare questo modello, non è che per caso poi si arrabbiano, no? Perché la persona in agency è una persona che è fondamentalmente comoda, perché è una persona che non riesce a dire di no, è una persona che non ha un confine, è una persona che la puoi sovraccaricare di impegni e più o meno te li porta tutti a casa. Perché però è una mina vagante l'agency nei contesti di lavoro? E quindi, per esempio, io come imprenditore è una cosa che non vorrei all'interno della mia azienda, pur, tra virgolette, facendomi comodo fino a un certo limite. Ma perché l'agency non è semplicemente l'altruismo, ripeto, che è un patto unilaterale inconscio, cioè la persona a un certo punto esplode, ma esplode all'insaputa di tutti, cioè l'altro che gli ha fatto la richiesta non capisce come mai c'è quella reazione violenta, conflittuale. Semplicemente io ti ho chiesto una certa cosa, fino a ieri hai fatto anche quello che non ti chiedevo, oggi ti ho chiesto di accettare anche questa cosa, non capisco perché reagisci. Quindi in realtà è una posizione, quella dell'agency, che tende a creare dei problemi proprio nei team di lavoro molto importanti, e se mi avete seguito in questa spiegazione, forse vi sarà anche venuto in mente qualcuno che ha avuto esplosioni di questo tipo. Spesso l'agency crea problemi nel dopo, nella quella che si chiama tecnicamente in IBP contro agency, cioè la reazione al fatto di aver accettato troppi piedi sulla testa. Ma attenzione, tu che hai messo i piedi sulla testa non l'hai messo apposta, non te ne sei accorto. Perché? Perché l'altra persona non ti ha mai detto niente. Ecco, questo è un po' il modello di Rosenberg. Questo modello lui aggiunge, ma non ci entrerò adesso nel dettaglio di questo esempio, aggiunge una cosa che è la spaccatura di base, chiamata Basic Fault, che è una sorta di linea guida che poi ti permette di leggere tutti gli eventi della vita un po' sotto la stessa luce, un po' attraverso la stessa chiave di lettura, e quindi alla fine rischia di spiegarti questa ferita di base sia il modo in cui tu hai vissuto il comportamento dei tuoi genitori, sia il modo in cui leggi i comportamenti crescendo dei tuoi colleghi di lavoro, sia le cose eventualmente. Quindi questo è un po' il modello che è da conoscere, perché da qui parte la risalita. Da qui parte la possibilità di diventare liberi da questi meccanismi, che il cui problema principale è che sono meccanismi automatici. Come promesso, faccio una pausa di lettura di domande. Vedo che ci sono un po' di richieste. Però la prima richiesta che leggo è sui video precedenti, quindi ho già visto la risposta. Chiedo che nome ha Rosenberg, non è Marshall, no, è Jack Lee Rosenberg. Jack Lee Rosenberg. Ci sono tanti Rosenberg nel mondo della psicologia. Qualcuno, Ferdinando, l'ha scritto. Che paura, un po' mi ci rivedo. Ferdinando, siamo tutti sulla stessa barca. Ognuno chiaramente avrà i suoi temi, ma sono temi comuni.
Allora, Federica chiede: mi domando se ognuno di noi è in grado di riconoscere il vero sé senza corazze e quindi capire di che corazze ci siamo dotati e capire quindi se sono per noi negative o positive. Allora, l'identificazione del vero sé, che possiamo prendere un vero sé winnicottiano come significato del vero sé, è una ricerca che potrebbe anche durare tutta una vita, potrebbe essere proprio il senso anche della nostra vita, da un certo punto di vista. Non è così banale, perché se per una vita, a partire da quando avevamo 3 anni o 3 mesi, abbiamo iniziato a difenderci in qualche modo, è chiaro che ci siamo abituati ad altro, quindi attraverso la mente sola è molto difficile poter capire qual è il vero sé, anzi è praticamente impossibile, perché la nostra mente è condizionata proprio da tutti questi meccanismi di difesa. Poter riconoscere le corazze che abbiamo si può fare invece, perché ed è uno del valore cognitivo di questi modelli, cioè il fatto che siano stati codificati delle corazze specifiche ti permette di leggerle, di vedere come si comporta e di dire: beh sì, in effetti, questa ce l'ho, questa manca, questa ce l'ho, questa manca. Quindi questo è un po' il lavoro che si fa nella parte mentale dell'IBP, perché è quello che mi permette di avere una mappatura e di prevedere come mi comporterò in modo automatico nella prossima occasione. Il fatto che siano positive o negative, do una risposta un po' netta. Sono sempre negative le corazze, ma semplicemente non perché gli effetti siano negativi, gli effetti possono essere anche positivi. Le corazze sono di per sé negative perché sono reazioni automatiche, cioè mi tolgono la libertà di scelta. L'esempio del tennista che abbia vinto la coppa è positivo, ma il fatto che quell'allenamento non abbia scelto di farlo, ma non avesse alternativa perché doveva dimostrare al padre di essere una persona di successo, ecco, questo è negativo perché porta malessere. Allora, nel lavoro che si fa di consapevolezza, noi non dobbiamo togliere l'effetto che scaturisce dall'avere una certa corazza, la possibilità di giocare in un certo modo a tennis, noi non è che lo dobbiamo togliere, però sicuramente ci porta maggiore libertà il fatto di scegliere quando adottare una risposta piuttosto che un'altra. La differenza non sta nei comportamenti. Io se dico alla mia collega: scusa, oggi mi puoi per favore elaborare tu i dati in Excel di quell'analisi, in cambio io ti posso fare quest'altra cosa settimana prossima, è uno scambio, o viceversa, io ti faccio questa elaborazione, in cambio tu settimana prossima fai questa cosa. Non parliamo di agency, perché sentite che è tutto a livello scoperto e a livello trasparente. Quindi il comportamento è lo stesso, io faccio un'analisi Excel al posto della mia collega, ma è il principio con cui, se io lo faccio in agency, quella stessa identica cosa, fra una settimana, fra un mese, a un certo punto esploderò per qualche motivo. Quindi togliere l'agency non mi impedisce di essere gentile e di fare delle cose per gli altri, il punto è che le faccio con un altro spirito. Vado avanti. Io ho dovuto rispecchiarmi con tanti altri. Ho dovuto cambiare il mio sé, purtroppo. Ecco, io iPhone non so chi è, però forse è la ragazza che vedo nel video. Forse perché leggo iPhone lì, non so come si chiama. Ciao iPhone, sì, è un tema questo qua del rispecchiarsi con tanti altri, è il nostro punto di forza evolutivamente come specie, il punto è quando nel corso della vita questo diventa un meccanismo di adattamento che non è più nell'ambito della mia libertà individuale. A quel punto davvero io, parliamo dell'agency,
per non sentirmi intanto un cretino e poi per non soffrire costantemente, se costantemente metto i bisogni degli altri al primo posto rispetto ai miei, per non andare in contrasto continuo e star male tutti i giorni, io bisogna che mi dimentichi quali sono i miei bisogni. Io bisogna che mi dimentichi chi sono. Bisogna che in qualche modo dentro di me tagli via delle sensazioni. Ed ecco perché il lavoro corporeo. Perché il lavoro corporeo per uscire dall'agency è fondamentale, perché devo ripartire dal sentire me stesso. Non è che l'agency ne esco con i comportamenti esterni. Abbiamo detto che lo stesso comportamento può essere agency, può essere amore, altruismo. Quindi non se ne esce da lì. Se ne esce ritrovandosi. E comunque, cara iPhone, è un tema tanto diffuso, tanto. Anche perché mentre altre forme di corazze che noi adottiamo sono più antipatiche, l'agency è una di quelle cose che nella nostra cultura viene valorizzata. Cioè, è difficile che nella famiglia qualcuno ti dica, beh no, a volte succede anche, se ti disturba dagli un pugno, però è più difficile che altre forme di caratteriali, il papà o la mamma ti dicono bravo, che bravo a mettere una distanza così dagli altri, no? Mentre nell'agency ti insegnano, è importante essere gentili con gli altri, è importante a volte sacrificarsi, cioè qualcosa che nella nostra cultura viene valorizzato ed è per questo molto difficile uscirne anche. Manuela chiede, quindi la soluzione ottimale è gestire le corazze. Allora, adesso lo vediamo con il completamento un po', perché questo è un modello. Già il fatto di conoscere e di avere chiarezza che ci sono questi meccanismi che mi condizionano è già parte del lavoro, è già un pezzo importante del lavoro. Come si utilizza questa consapevolezza? E poi rimando ad altre domande in seguito alla fine. Come si utilizza? Io ho cercato di sintetizzare questa cosa in fondamentalmente due slide, vediamo, perfetto, vabbè, possiamo entrare così, è entrata male. Lo sviluppo individuale può essere fatto all'interno di un percorso di coaching, può essere fatto anche parzialmente attraverso un percorso di formazione. E sostanzialmente cosa avviene in un percorso individuale? Il primo step che vede, non so se si legge bene perché è molto chiaro, sulla sinistra trovate consapevolezza applicata. Cioè questi quattro passaggi sono i quattro passaggi previsti dall'IBP per poter uscire appunto dagli schemi automatici. E cos'è la consapevolezza applicata? Se voi adesso tornate nella vostra vita di tutti i giorni, poi vi scattano dei meccanismi di corazze, di agency, eccetera, e ci state dentro. E poi tra una settimana vi capita di riprendere in mano questo webinar e dite, ah sì, quella cosa che mi è capitata è l'agency. Ecco, questa cosa qui non serve a nulla. Un po' la vecchia barzelletta, non so se ricordate, del paziente che parlava con un amico e dice, ma io sono 10 anni che vado in analisi, e dice, ma come va? Ma guarda, mi faccio ancora la pipì addosso, però adesso ho capito perché me la faccio. Allora, la consapevolezza da sola non crea cambiamento, ma la consapevolezza applicata, cioè che io imparo ad applicare mentre mi capitano le cose, questo in realtà crea una distanza rispetto all'automatismo che inizia a sbloccare il problema. E chiaramente più lo alleno e più mi diventa facile creare questo sblocco. Appena me ne accorgo, il secondo passaggio è creare un'interruzione dello schema automatico, e anche in questo è utile l'utilizzo del corpo, e poi c'è veramente l'intervento corporeo, inteso come l'abbiamo visto nel primo webinar, come attivazione corporea. Perché? Adesso non rifaccio la teoria,
ma ricorderete, e chi non l'ha visto magari lo può andare a recuperare, che sostanzialmente, colleghiamo le due cose, corazze e agency sono sostanzialmente delle reazioni o del sistema simpatico, del sistema dorsovagale, cioè sono delle reazioni automatiche che mi portano fuori dalla mia centratura ventrovagale. Allora, molto difficile uscire anche mentalmente da quello stato se io non mi aiuto lavorando sul mio sistema nervoso autonomo. Questo è il motivo per cui esercizi di movimenti associati alla respirazione sono fondamentali per uscirne. E a quel punto, una volta che ne sono uscito, creo il comportamento correttivo. Questo è un po' il ciclo attraverso il quale io riesco ad avere uno sviluppo individuale rispetto a dei meccanismi automatici. Non so se su questo ci sono delle domande, perché adesso vorrei parlare dell'altro tipo di sviluppo, però se ci sono iniziate a scriverle, perché chiaramente questa è una sintesi più di questo, in questo tempo che mi hai dato a disposizione non riesco a entrare, ma magari a qualche domanda riesco a dare una spiegazione. E la seconda parte di applicazione possibile di questa consapevolezza viene in gruppo, e questo è uno dei motivi per cui noi la utilizziamo all'interno dei nostri gruppi di lavoro interni alla nostra azienda, e poi li abbiamo applicati in diversi casi. Facendo riferimento a un modello abbastanza conosciuto di Patrick Lencioni, che parla delle cinque disfunzioni del nostro lavoro con i leadership team nell'executive coaching, e in questo modello lui distingue cinque disfunzioni che io tendenzialmente ribalto come funzioni, che sono cose che funzionano bene, che i team che funzionano bene hanno fiducia, un certo livello di fiducia, hanno la capacità di entrare in conflitto tra loro, i membri, riescono a prendersi impegni chiari e precisi, hanno una responsabilità sistemica tra di loro, quindi sono liberi di riprendersi vicendevolmente se qualcosa non va bene, e poi c'è questo focus comune sui risultati. Quindi tutto questo lavoro sul leadership team si fa per allineare e mettere a posto questi cinque pezzi. Tutto quanto, vedete che ho disegnato una piramide non a caso, tutto quanto si regge sulla fiducia, cioè se manca la fiducia di fondo e all'interno di un gruppo, praticamente è impossibile far funzionare bene gli altri livelli. Allora, questo lavoro di consapevolezza del proprio scenario primario, come l'ho chiamato prima, è un lavoro che nei contesti aziendali, a partire dal nostro, funziona proprio in questo modo, cioè il mio scenario diventa messo a disposizione degli altri. La fiducia si costruisce attraverso la disponibilità delle persone ad essere vulnerabili. Vulnerabili ad ammettere i propri errori, ad ammettere le proprie inefficienze, ad ammettere dei propri limiti personali. Allora, su questa base di vulnerabilità si stabilisce la fiducia tra le persone, che non è un concetto astratto, non è un concetto mentale, ma è soprattutto una sensazione fisica, no? Quando tu hai fiducia di una persona, hai la sensazione, prima di tutto, di poterti fidare. Molti dei nostri concetti mentali in realtà sono corporei, quando parliamo di autostima. L'autostima sembra autostima, cioè una valutazione, ma in realtà è una sensazione alla base, è una propriocezione. Io mi sento bene con me stesso. Allora su quella base il mio pensiero va a cercare conferme dei miei successi piuttosto che conferme dei miei insuccessi se non ho quella sensazione. Ecco, questo per dire che questo lavoro di consapevolezza può uscire dall'ambito puramente individuale e diventare anche un patrimonio di gruppo. A me è capitato di fare degli interventi specifici su situazioni conflittuali molto, molto complicate, molto brutte anche, proprio livelli di conflitti nascosti molto pesanti in dei gruppi di lavoro,
e no, evitando di parlare del loro contesto di lavoro, evitando di entrare in tutte quelle punte di iceberg su cui si reggeva il conflitto, facendo un lavoro di messa in comune dei propri scenari primari, le persone hanno iniziato a guardarsi per la prima volta come esseri umani, ognuno dei quali ha una storia personale, e si è visto che, insomma, tutte queste corazze che magari creano attriti, fatica, che sentiamo come cose ingiuste, però iniziamo a vederle come delle non scelte dell'altra persona, vediamo l'altra persona in qualche modo come una vittima di quei meccanismi, e quindi scatta un meccanismo di compassione. E a partire da questo fatto si può iniziare veramente a reinventare un rapporto di fiducia tra le persone. Ecco, questo è un modo per dire come si può usare questa consapevolezza mentale nei contesti organizzativi. Siamo arrivati alle 6, e come al solito non riesco mai a finire le 5:50 per lasciare spazio alle domande, ma insomma siamo qui, vedo che siete ancora molti, non so se tutti, e quindi volentieri cerco di dare delle risposte. Se ho visto nella chat che non ci sono nuove domande su come usare questa consapevolezza dell'IBP, e quindi se avete delle domande potete anche accendere il microfono e spararle direttamente. Buonasera, sono Stefano Migliorate. È tutto molto interessante. Nella mia esperienza professionale posso dire che sono stato particolarmente fortunato, perché tutte le volte che, diciamo, che ho dovuto confrontarmi, perché per scelte non dipese direttamente da me, spostandomi nei vari ambiti all'interno anche della stessa azienda in cui opero, mi sono trovato con persone molto diverse da me, e questo non è mai stato un limite, anche se all'inizio non ha reso le cose semplici. Anzi, probabilmente ho conservato poi, cambiando di ambito in ambito, migliori rapporti con le persone con le quali magari all'inizio non avevo trovato sintonia, proprio perché mi hanno costretto a dovermi rimettere un po' in discussione rispetto delle certezze che erano anche un po' dei comfort, insomma, nei quali uno naturalmente si muove, e questo un po' nell'ambito professionale, ma probabilmente anche nella vita. Quindi la mia è stata un'esperienza fino ad oggi fortunata, ripeto, anche nei momenti in cui ero convinto che le scelte che avevo un po' subito, un po' non scelto completamente, insomma, un po' delle scelte obbligate, poi mettendosi nella giusta condizione sono rivelate invece dei trampolini, quindi devo ringraziare più chi mi ha ostacolato probabilmente che chi mi ha aiutato, almeno apparentemente. Beh, grazie per questa condivisione. Sì, sì. Beh, certamente se un ostacolo viene vissuto in questo modo è perché ha avuto la capacità, fortuna, abilità di trasformarlo e di accoglierlo con flessibilità, no? E quindi ne ha sicuramente un merito personale, non è soltanto l'evento esterno. Posso farti una domanda? Volentieri. Guarda, io collaboro, no, con diversi avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, perché ho diverse collaborazioni. Però, come ti dicevo nella domanda, anche dal punto di vista professionale, ognuno ha il proprio sé, e non sempre riesco ad adottare lo stesso mio sé con queste diverse figure professionali. Perché secondo me anche la professione ti porta ad avere un sé particolare, e collaborando con le diverse categorie io mi rendo conto che non sempre riesco a mantenere il mio sé, perché poi mi devo adeguare un po' all'avvocato che ha il suo modo di fare, all'ingegnere che ha il suo, al manager che ha il suo.
Quindi non riesco a sempre a gestire il mio sé con queste diverse categorie professionali. Come ti chiami? Maria. Maria. Maria iPhone, mentre dici queste cose, cosa senti nel corpo? Ma guardi, cioè, io vorrei tenere il mio seno, perché ognuno ha il suo personale. No, Maria, cosa senti nel corpo? Ma tipo i manager mi fanno arrabbiare. Come? Tipo il manager mi fa molto arrabbiare. Cosa senti nel corpo? No, non sempre mi sento bloccata, perché alcune volte vorrei manifestare il mio sé, però mi rendo conto che non è possibile. Per alcuni sì, con alcune categorie sì, con alcune categorie no. Maria, cosa senti nel corpo? In che senso? Allora, chiaramente, vabbè, è una cosa così che facciamo a livello didattico, eh? Mi fermi tu, mi fai un segno tipo questo e io mi fermo, svanisco. Ma lo faccio scherzosamente a livello didattico. Ti ho fatto per 3 volte la domanda, ti ho dato del tu perché tu mi hai dato del tu, quindi ne ho approfittato. Ma sì. della relazione facile così. Ti ho fatto 3 volte la domanda cosa senti nel corpo e tu ogni volta mi hai risposto intellettualmente, non pensando a cosa senti nel corpo, ma che ti sta antipatico, che ti fa arrabbiare, capisci cosa voglio dire? Cioè, allora, che noi ci muoviamo nel mondo utilizzando delle maschere pirandelliane, okay. In una certa misura è normale, si chiamano maschere sociali e servono proprio per l'adattamento, perché se tutte le volte che abbiamo le scatole girate dovessimo comunicarlo, forse non avremmo clienti, non avremmo colleghi, ci potremmo ritirare. No, quindi... Allora, che ci sia un adattamento è perfettamente normale e sano, ma che tu lo viva come un problema dipende proprio da quello che avevi detto prima e che confermi nel momento in cui ti faccio per 3 volte la domanda che cosa senti nel corpo e tu non mi rispondi. Cioè, è come se evolutivamente, guarda Maria, la capisco benissimo perché è una cosa sulla quale ho dovuto lavorare anch'io, quindi ce l'avevo anch'io l'agency, anzi ce l'ho ancora, a volte mi scatta, no? E semplicemente il fatto di saperlo mi aiuta a caderci di meno e uscirne prima quando ci cado, però è una cosa che capisco molto bene, non ne abbiamo colpa, né io né te, ma abbiamo ricevuto l'insegnamento che ci ha portato ad annullare le nostre sensazioni e quindi il vero problema è la rabbia che possiamo provare per questa necessità di doverci adattare a quello che vogliono gli altri, in realtà è perché noi l'abbiamo vissuta in modo non sano, ma come annullamento di noi stessi. Quindi qualsiasi tentativo di aggiustare la cosa dall'esterno non ci aggiusta la cosa, ma continua a complicare il problema e a renderlo ancora più grande, perché continua a costruire sovrastrutture laddove invece la direzione è quella di tornare verso il centro. E verso il centro si torna con gli esercizi che, se avrai la possibilità di riascoltare il webinar sulla parte corporea, un po' ho iniziato a condividere, poi insomma sul sito ho condiviso tante pillole proprio su esercizi corporei che hanno proprio questa funzione, che sembrano cose un po' staccate dalla realtà, ma in realtà se tu li alleni tutti i giorni, dopo 20 giorni, dopo 30 giorni di allenamento, inizi a sentire che qualcosa scatta, inizia a scattare in automatico. Grazie. Per la grazie. Domanda. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Io ho detto anche con l'audio, ma se qualcuno preferisce, vuole scrivere. Diciamo, abbiamo ancora 3 minuti. Scusa Andrea, volevo richiederti se puoi ripetere nella slide che avevi
che avevi mostrato, il metodo, comunque come avviene l'interruzione dello schematismo, se puoi riaccennare a questo, perché forse è l'unica cosa che mi è stata sì, grazie. Certo. Allora, bisogna capire quale contesto in cui sta avvenendo, banalmente. Tutto qua, l'interruzione non è un grosso problema, perché i passaggi cardine sono soprattutto quello prima e quello dopo. Ma l'interruzione banalmente significa: ho preso coscienza in questo momento mentre sta capitando, no, ma lo puoi vivere anche in casa col tuo compagno, nel momento in cui si inizia, è presente, si inizia a entrare in una dinamica assolutamente perdente, però anziché starci dentro inizi a dire: ah, vedi un po'. Pensate queste cose, dello schema dell'abbandonato e lo schema dell'invaso, come in questi due mesi precedenti hanno distrutto delle persone o delle coppie, no? Perché in quell'equilibrio che noi riusciamo a trovare normalmente, magari si riusciva a stemperare, ma chi ha avuto chi aveva la sensazione di essere solo e abbandonato e si è trovato chiuso in lockdown da solo in un appartamento per due mesi, chiaramente gli è partita questa sensazione, no? E così come chi teme di essere invaso si è sentito invaso perché chiuso in appartamento con un'altra persona, costretto a star lì senza poter uscire dall'appartamento, no? Allora, scattano meccanismi di questo tipo, inizia a partire la sofferenza. Se io ho fatto questo percorso di consapevolezza, inizio subito a dire: al di là di quello che è il motivo di litigio di questo momento, è il collega che si arrabbia perché gli ho preso il bianchetto, dico: ah, attenzione, ecco perché ho avuto questa reazione, l'ho avuta perché ho il meccanismo dell'invaso. Quindi questa semplice frase non l'ho vissuta di per sé, sì, il tono era poco carino, però a me ha creato una bomba atomica, una reazione devastante in questa relazione. Perché? Perché ha toccato una corda profonda. Allora, quando io riesco a mettere a fuoco questa cosa, dico: ok, interrompo vuol dire in questo caso smetto di confliggere contro l'altra persona. Mi prendo uno spazio per me stesso, faccio una cosa di questo tipo, no? Che Porge dice, è una banalità, ma il sospiro è qualcosa che riesce a rimodulare il mio sistema nervoso autonomo. Quindi nella sua banalità è bellissima questa cosa. Interrompo lo schema, a quel punto non è che sono uscito dal meccanismo, a quel punto sono da parte per i fatti miei e c'è l'attività corporea che mi porta fuori dal meccanismo. Spero, Alessia, di aver spiegato. C'è una domanda, poi vediamo un attimo, ho una cosa scritta. Dunque, Ferdinando dice: Andrea, Simona, grazie per la vostra disponibilità, seguirò sicuramente il vostro canale YouTube, purtroppo devo scappare. Ah, ok, ora so che a causa della mia agency, il fatto che devo scappare, mannaggia me, ho preso troppi impegni oggi. Spero di risentirvi presto, lavorerò su questa cosa. Sì, giusto, l'agency si manifesta spesso e la sentiamo perché è il cosiddetto non riuscire a dire di no. E può essere una delle manifestazioni dell'agency. Bene, abbiamo veramente superato il tempo previsto. Saluto tutti. Non so se Monica tu vuoi aggiungere qualcosa. Io do un saluto a tutti. Grazie. Sì, per la io ringrazio la partecipazione. E Simona sicuramente vi farà partecipi delle prossime occasioni, delle prossime cose che realizzeremo su questi temi o sui temi dell'apprendimento, visto che come società ci occupiamo centralmente di apprendimento. Confermo. Arriveranno presto anche quest'ultimo webinar sul canale YouTube, poi le riceverete anche via mail. Se non avete così, potete recuperare eventualmente i webinar che avete perso del percorso. Bene. Buona serata a tutti, un bel respiro. Facciamo un bel respiro per finire così. Un sospiro di sollievo e abbiamo ritarato il nostro sistema nervoso e adesso dedichiamoci a una bella serata. Buona serata a tutti.